una manifestazione importante oggi qui al Consorzio Universitario con un'autrice, Stefania Auci, insomma, dove racconta una parte della Sicilia. Leonardo sempre attento a questi contatti con gli autori, questo credo che sia il secondo che organizzate. Sì, sì, no, è anche più del secondo. Diciamo che il nostro progetto di incontro con l'autore è assolutamente un progetto qualificato che vede costantemente i nostri ragazzi impegnarsi intanto nell'esercizio della lettura, e questo è il principale obiettivo. Naturalmente anche nell'esercizio della scrittura, perché oggi con Stefania Auci stiamo parlando anche dell'alto valore della scrittura e del valore anche catarsico in qualche caso della scrittura. Incontriamo Stefania Auci in qualità di donna, di scrittrice, di siciliana e di insegnante. Diciamo ha quattro caratteristiche che sono a noi molto care, perché stiamo parlando della nostra Sicilia questa mattina con i nostri ragazzi, anche attraverso gli spunti che i ragazzi stanno proponendo all'autrice. Stiamo parlando della nostra amata Sicilia, stiamo parlando appunto del valore della scrittura, stiamo parlando della funzione delle donne in qualsiasi epoca, chiaramente partendo da quella storica raccontata all'Auci fino ad arrivare a quella dei nostri giorni. Stiamo parlando del valore della scuola, il valore della scuola che promuove l'istruzione, che forma menti e pensieri liberi e critici. Il suo intervento diceva che non aveva un ottimo rapporto con gli insegnanti. Perché? Ma perché non sono stati particolarmente pronti all'idea che anche che esistono anche delle intelligenze un po' differenti. Ero sicuramente una alunna non brillante per i loro standard, probabilmente perché il mio tipo di apprendimento e anche il modo in cui vivevo lo studio e l'approccio con le materie era un po' anarchico, era differente rispetto a quello che mi si chiedeva. Però stiamo pur sempre parlando degli anni 90 in Sicilia. Qual è il messaggio oggi che ha portato agli studenti? Ma in realtà non c'è un messaggio, sto parlando con loro, sto cercando di ascoltarli, di andare a braccio. Credo che i ragazzi non abbiano poi tanto bisogno di messaggeri e di guru, abbiano bisogno più che altro di persone con cui confrontarsi, da ascoltare, perché sono abbastanza capaci di avere le proprie idee, i propri pensieri, e lo stanno dimostrando con le manifestazioni che hanno fatto in questo periodo. Hanno dimostrato di essere probabilmente molto più svegli e coraggiosi di quanto siamo stati noi adulti fino ad oggi. Due pubblicazioni importanti che hanno ricevuto un ampio consenso da parte della critica, ma anche da parte dei lettori. A cosa deve questo successo? Non ne ho idea. Sono sincera, non lo so, e non è perché voglio fare la spocchiosa, chissà cosa, davvero non ne ho idea. Io posso soltanto ringraziare i lettori che hanno avuto la fiducia per il primo e per il secondo volume di leggermi, ma non lo so. La storia del Florio è importante sia per i ragazzi, per conoscere le radici di una storia siciliana. Ma è importante per avere coscienza della nostra storia e del fatto che più o meno scherzosamente, se mi passate la battuta, i miracoli possono davvero accadere, può esserci la possibilità per tutti di riuscire a realizzare le proprie imprese, i propri desideri, le proprie capacità commerciali.